Ciao bambini, ciao genitori. È un po' di tempo che non ci vediamo, purtroppo, per questa situazione. Però, vediamo se si ripassa 5 minuti in compagnia. Allora, vi ricordate, bambini, quando siete venuti in cucina da me e la Giovanna a prendere le verdure per fare un pochino di lavorini, giocare a fare il minestrone, a fare il ragù di verdure insieme alla tata Veronica, alla tata Silvana, Nella, Federica e tutti insieme alla tata anche Elena, Paola, avete fatto dei lavorini insieme? Allora guardate, io ho pensato di fare la stessa cosa un po' insieme a voi e poi voi lo potete fare insieme alle mamme. Allora, qui ho preparato degli zucchini, carota, sedano, c'è un porro. Delle cipolle, dei pomodori freschi, ma va benissimo anche una passata. E niente, vediamo un po' quello come si fa. Allora, per le quantità, diciamo che più o meno possa variare anche in base alle persone che siete in casa. Comunque, io più o meno ho calcolato 500-600 grammi di verdure nel complessivo. Va bene? Allora, le ho pulite, le ho sminuzzate, le ho tritate nel tritatutto perché si fa un po' prima che non a farlo e poi vengano più fine, in modo che anche a voi bambini vi piacciono di più quando sono cotte e fatte fine in questo modo qui. Andiamo a tritare qualcos'altro, facciamo un pezzetto di sedano. Uno zucchino, eccolo qua. Poi sono andata a metterlo sul fuoco per motivi di tempo, diciamo che una parte l'avevo già cotta per voi, e all'incirca una mezz'ora, 40 minuti, anche perché le verdure conservano di più le proprie proprietà. Non vado a cuocerle con l'olio, ma metto solo le verdure tutte insieme dentro il tegame, le faccio cuocere. A fine cottura, quando sono già cotte, ci vado a mettere un poco di olio extravergine d'oliva in questo modo qui. E a questo punto il nostro ragù vegetale è pronto da mangiare. Eccolo qua. Io non ci metto troppo pomodoro perché mi piace sentire il gusto delle verdure in pratica. Quindi, bambini, se volete provare a aiutare in cucina la mamma, visto che ancora non ci possiamo vedere al nido, io vi aspetto tutti. Vi abbraccio tutti, vi mando un grosso bel bacio. Allo stesso tempo, visto che siamo vicini a Pasqua, vi facciamo tutte quante gli auguri di buona Pasqua, vi salutano anche la tata Silvana, Giovanna, Elena, Veronica, Federica, non voglio scordarmi nessuno, Elisa, Paola, mi sono scordata, chi mi sono scordata? Lanella e tutti quanti. Un bacio bambini e buona Pasqua a voi e famiglia. Ciao!